Avete presente quel dolore al collo persistente che non ci fa muovere la testa e causa nausea, vertigini? La chiamiamo cervicale, ma si chiama infiammazione delle vertebre cervicali o cervicalgia. Chiamala come vuoi, rimane il fatto che è di un fastidioso. Infatti, nel video di oggi vediamo le cause di questa infiammazione e i migliori rimedi naturali consigliati dalla naturopatia. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, altri nuovi video. Come riconoscere la cervicale in base ai sintomi? Ma che ho male al collo, no? Quello è il principale, ma ci sono altri sintomi. Irradiazione del dolore fino a spalle, braccia, mani, mal di testa, dolore sopra gli occhi o alla fronte, rotazione del collo difficile, vertigini, nausea, perdita di equilibrio e debolezza alle braccia. Quali sono le cause della cervicale? La principale è la postura scorretta, soprattutto per chi sta seduto ore e ore alla scrivania o al computer. Sempre di più anche per i giovani che passano ore e ore fermi davanti a smartphone, tablet o alla console da gioco, invece di uscire e muoversi all'aria aperta. La cervicale è causata dalla contrazione dei muscoli del collo e dalla infiammazione delle vertebre cervicali, perché invece di stare dritto, stai incurvato così. E come tutti i disturbi infiammatori, viene aggravato da un'alimentazione scorretta, perché infiamma il corpo e non aiuta a contrastare lo stress ossidativo e i radicali liberi. Ma ora che sappiamo tutto, dici come far passare sto dolore. Vi dirò di più, anche un segreto per ottenere migliori risultati. Intanto iscrivetevi al canale per seguire tanti video come questo e cliccate sulla campanella delle notifiche qui sotto per essere avvisati da YouTube. Poi c'è una novità, potete abbonarvi a questo canale come fosse la vostra rivista di salute naturale preferita, ricca di contenuti su diversi argomenti, e così potete ricevere tanti bonus con contenuti speciali. Cliccate sul bottone abbonati o sul link in descrizione e poi guardate il video perché lì spiego tutti i dettagli. Allora, quali sono i migliori rimedi per la cervicale? Ce ne sono diversi e ci sono studi scientifici a dimostrarlo. Tra i più efficaci, quelli a base di MSM o metilsulfonilmetano, un composto organico a base di zolfo che si trova in alcune piante officinali come l'equiseto e in diversi integratori. Uno studio americano condotto dal National Institute of Health del Maryland e pubblicato sul Mayo Clinic Proceedings ha dimostrato l'efficacia di questo rimedio contro i dolori infiammatori. Ho selezionato per voi alcuni integratori sicuri con questo principio attivo, link in descrizione. E secondo lo studio anche lo yoga è un ottimo alleato contro i dolori cervicali. Se cercate un insegnante di yoga bravo, lo trovate allo Spazio Solo Salute di Milano, il mio centro di naturopatia. Ovviamente se la situazione della cervicale è cronica, dura da anni e non passa mai, bisogna rivolgersi a uno specialista. L'importante con i rimedi naturali è avere costanza e pazienza. Guarire con uno schiocco di dita è un'illusione perché il corpo funziona con gradualità. E se gli date gli strumenti giusti e il tempo di curarsi, anche i dolori possono sparire e non tornare più. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!